Grazie dottor Porcile. Buongiorno a tutti. Il tema introdotto dal dottor Porcile credo che abbia proprio mirato alla centralità di quello che sono i nostri obiettivi, cioè quelli di discutere insieme alla città per portare un contributo alla discussione sulle scelte migliori di mobilità. È vero, anch'io penso, ho sempre pensato che la caduta del ponte sia stato un evento tragico e dolorosissimo e che dobbiamo però cercare di farne un'occasione per capire come possiamo aiutarci a muoverci meglio nelle città. Un aspetto interessante che è stato già citato è proprio quello, mi apre per piacere la mia presentazione così, quello dell'intermodalità, nel senso che l'intermodalità usa per lo spostamento più mezzi a disposizione di trasporto e nella catena del trasporto si sa però che di solito l'ultimo tratto, il primo e l'ultimo tratto sono coperti dall'andare a piedi o in bicicletta, quindi sicuramente dobbiamo fare la nostra parte cercando di coprire l'ultimo miglio con le nostre gambe, se possibile portando un contributo. Io ho preparato solo alcune slide di introduzione e inviterei già comunque i nostri due ospiti tecnici che sono l'ingegner Mantovani che è un esperto di tranvie in particolare a raggiungere il nostro tavolo e il dottor Scarfone che è il direttore di ATB, l'azienda dei trasporti Bergamo, e anche lui è un grande esperto di vari sistemi di trasporto. Non vogliamo però in nessun modo dirvi qual è la soluzione, diciamo, principe, ma semplicemente vogliamo portare degli elementi di discussione e approfondire certi aspetti. Io semplicemente, se permettete, mi siedo così regolo meglio il computer. Semplicemente, volevo introdurre, presentando anche ai nostri due ospiti, soprattutto perché voi credo conosciate bene la vostra città, la situazione, cioè l'area comunale di Genova. Il dato che ho trovato è relativo al 2016, quindi comunque ha circa 583.000 abitanti, l'area metropolitana ne ha 850.000, l'estensione dell'area comunale è di 240 km quadrati e quella dell'area metropolitana è di 1.834 km quadrati. Genova è agganciata al territorio attraverso degli assi che collegano appunto verso Ventimiglia, Torino, Milano, Piacenza e La Spezia, e questi sono è radicata nel territorio con queste connessioni, e questo è un andamento della popolazione residente nel comune di Genova. E abbiamo inserito il dato ultimo, è quello fino al 2011 arriva all'Istat, poi con i miei studenti ho chiesto ai miei studenti di aggiungere il dato al 2017, che è quello che siamo riusciti ad avere più recente. E l'altro aspetto che ho voluto portare alla vostra attenzione è il modal split. Ho cercato disperatamente un modal split. Il modal split è la ripartizione modale del traffico su Genova. Ne ho cercato uno più aggiornato. Quello più aggiornato che ho trovato è questo del 2017, dove si vede che comunque avete un 41% che si muove con l'auto, ma un 27% che va a piedi, un 19% col trasporto pubblico, la moto al 12%. La percezione per chi si muove a Genova è che le moto siano molte di più, però per quello che percepisco io, e la bicicletta, come sottolineava già il dottor Porcile, è all'1%. E anche questa
tabella di fonte Istat è interessante a mio parere, perché fa vedere come è ripartita per la popolazione che si reca al luogo abituale di lavoro, ripartita per mezzo di trasporto utilizzato, vista negli anni. Allora, vedete, nel 1971 la maggior parte della popolazione si muoveva a piedi. E questa, per me, quando l'ho vista, è stata una sorpresa, nel senso che poi è venuto calando e adesso la maggior parte delle persone si muove in automobile. Questa curva è quella dell'automobile. Ancora l'andare a piedi ha una... occupa un suo spazio, però sicuramente è molto ridotto rispetto al 1971, quindi potremmo tutti cercare di impegnarci per recuperare. Poi la linea arancione individua il trasporto pubblico, quella celeste è la bicicletta, che sostanzialmente, vedete, è rimasta stabile negli anni, certo di meno non si potrebbe. Queste sono sono alcune immagini brevemente che volevo sottoporvi, in cui sono andata a riportare sul territorio di Genova tutte le diverse modalità di spostamento, compreso gli elevatori, gli ascensori, perché secondo me a loro, come ha sottolineato poco fa il dottor Porcile, può essere assegnato un ruolo importante, perché coprono il dislivello e permettono, quindi sono andata anche a verificare proprio i tempi e credo che possano essere, se rimessi in gioco in modo efficace, una soluzione. Quindi abbiamo costruito queste due tavole e abbiamo fatto degli studi al riguardo, che adesso però non vi sottoporrei, magari ci sarà un'altra occasione per presentare il lavoro completo. E invece adesso, proprio partendo da questa descrizione del territorio di Genova, vorrei dare la parola ai nostri due ospiti. Io comincerei dall'ingegner Mantovani, perché le loro caratteristiche all'ingegner Mantovani abbiamo chiesto di raccontarci soprattutto dell'esperienza delle tranvie, ma anche di una riflessione comunque complessiva. Al dottor Scarfone anche abbiamo chiesto di parlarci della tranvia, ma anche per la sua esperienza di direttore dell'azienda dei trasporti di Bergamo, forse potrebbe raccontarci anche delle altre soluzioni che a Bergamo sono state messe in gioco, che sono tutte molto interessanti.